Dall'erba verde che piace alle mucche al formaggio che fa bene all'uomo. È capitato a tutti di andare in montagna a fare una bella passeggiata, incontrare mucche che brucano tranquille per l'erba verde dei pascoli e portare a casa un bel pezzo di formaggio o di burro saporiti e soprattutto di colore giallo. Ma poi, quando si va a fare la spesa al supermercato, si acquistano formaggi solo se sono percepiti come belli, quindi bianchi e candidi, perché il formaggio giallo sembra andato a male e il burro giallo rancido. Tutte cose non vere, secondo il Parco del Ticino. Nel passato le aziende agricole alimentavano il bestiame, l'allevamento bovino, quindi le bovine da latte, con una quota elevata di erba verde. L'erba verde raccolta nei prati, raccolta con le marcite, ma semplicemente anche nei prati durante l'estate, apporta al latte dei pigmenti, che sono dei coloranti, tendenti sempre verso il giallo e l'arancione, si chiamano antociani, carotenoidi e così via, e quindi danno questa colorazione al latte che poi ritorna anche nel formaggio e nel burro da cui deriva, che derivano dal latte. Questo è sempre stato, negli ultimi 30-40 anni, è stato percepito dal consumatore in maniera errata, come se fosse un formaggio, un prodotto andato a male, un prodotto rancido, quindi che non era buono da consumare, e quindi i caseifici nel raccogliere il latte dalle aziende agricole hanno sempre tendevano e tendono ancora oggi a rifiutare il latte che proviene da allevamenti che hanno l'alimentazione verde. Per decenni questo comportamento dei consumatori ha obbligato i caseifici di pianura a rifiutare il latte delle aziende agricole che alimentavano le vacche con l'erba dei prati e le marcite del Ticino, erbe però che sono ricche di pigmenti responsabili della colorazione giallognola del latte. Così oggi le vacche vengono alimentate solo con mais e mangimi industriali a base di soia e cereali che vengono da molto lontano, e nel mentre i prati del Ticino diminuiscono, le marcite antichissime, fiore all'occhiello dell'agricoltura lombarda, sono ormai invece scomparse. Questo è sbagliato, perché prima di tutto non è un formaggio andato male, è un'errata percezione, anzi quel formaggio e quel burro sono, dal punto di vista della salute dell'uomo, migliori, perché l'Università di Torino ha dimostrato con degli studi che questi prodotti hanno una quota di acidi grassi insaturi, di omega 3, di vitamine e di anticolesterolici molto alta rispetto ad altre alimentazioni, e quindi sono più sani per l'uomo. Quindi è un peccato perdere questa qualità di prodotto. Bisogna convincersi e capire questa cosa.